T piano strutturale, sì a preliminare che apre il dibattito. È stato approvato dal Consiglio Comunale di Staletti il documento preliminare del PSC, il piano strutturale comunale e il regolamento edilizio urbanistico. Il documento approvato rappresenta un elaborato che ha una propria specifica finalità, cioè quella di avviare la discussione sulla base di ipotesi di larga massima nel quadro degli obiettivi di assetto e sviluppo territoriale. Può essere visionato sul sito istituzionale del Comune ed è finalizzato ad aprire e indirizzare la discussione sia all'interno della sua dimensione più formale prevista dalla legge, sia nella sua competente più aperta di confronto con la città e i suoi abitanti. Il documento, molto corposo, si compone di elaborati testuali ed elaborati grafici con le varie tavole inerenti la carta dei vincoli e delle tutele, classificazione dei suoli, dotazioni pubbliche o di interesse pubblico, confronto tra sintesi della classificazione del suolo e piano regolatore generale vigente. Gli obiettivi generali puntano a favorire il facile accesso al territorio privilegiando forme di mobilità sostenibile, riqualificare e rigenerare gli spazi e le attrezzature pubbliche nell'ottica dell'inclusività, allo sviluppo delle attività turistico-ricettive legate all'economia del mare e al turismo rurale, a riqualificare e rigenerare il sistema insediativo nell'ottica della sostenibilità ambientale e della riqualificazione edilizia, e a valorizzare il patrimonio paesaggistico, territoriale e ambientale nel principio dell'attrattività. Nel documento si fa riferimento anche agli ambiti della conservazione dei valori storico-culturali, della rigenerazione urbana ed edilizia, dell'insediamento delle strutture ricettive e della riqualificazione del litorale, e l'ambito della conservazione del patrimonio ambientale e agricolo. Il piano strutturale comunale conferma le zone attualmente destinate a servizi e anche prevista la realizzazione di una zona destinata alla formazione di servizi mediante il recupero dell'ex cementificio di Copanello lungo la statale ionica 106 e c'è anche un riferimento al territorio urbanizzabile. Si tratta delle zone destinate alla nuova espansione, in cui, considerata la totale assenza di opere di urbanizzazione, gli interventi di nuova costruzione sono condizionati dalla preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo, il quale dovrà determinare la modalità di realizzazione da parte dei privati delle opere di urbanizzazione e delle quote di aree a standard oggetto di gestione all'amministrazione comunale.